I dati Auditel di venerdì 9 novembre, scherzi a parte sconfitto da tale quale show. Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri 9 novembre caratterizzata in prime time dal ritorno di Scherzi a parte. La cui nuova edizione del programma di Canale 5 è stata affidata a Paolo Bonolis. Il mattatore della TV italiana ha dovuto vedersela contro tale quale show, il collaudato varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, di cui in queste settimane sta andando in onda la fase del torneo. Ad avere la meglio, in questa prima sfida, è stato proprio Carlo Conti che ha vinto la serata di ieri. Tale quale show vince la sfida degli ascolti, Paolo Bonolis sconfitto. Nel dettaglio il verdetto degli ascolti della serata di ieri 9 novembre ha sancito che la nuova puntata di Tale quale show, vinta da Federico Angelucci, ha conquistato l'attenzione di oltre 4,1 milioni di spettatori in prime time con uno share pari al 20,30% con picchi di oltre il 24% durante la messa in onda. Un risultato positivo anche se va detto che il programma di Carlo Conti è in netto calo rispetto agli ascolti che riusciva a registrare nel corso delle edizioni precedenti quando la media del programma superava tranquillamente la soglia dei 5 milioni di spettatori a settimana, soprattutto durante la fase del super torneo che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di questa stagione. Esordio sottotono per Scherzi a parte su Canale 5. Nonostante il calo, però, Carlo Conti ha conquistato la medaglia d'oro degli ascolti del venerdì sera battendo la prima puntata di Scherzi a parte con Paolo Bonolis che su Canale 5 si è portato a casa una media di circa 3,8 milioni di spettatori pari ad uno share del 20,30%. I due programmi pur avendo pareggiato dal punto di vista dello share, complice il fatto che lo show di Bonolis ha chiuso in ritardo rispetto al competitor, hanno registrato valori assoluti differenti e lo show di Carlo Conti ha avuto la meglio sul competitor. Sempre per quanto riguarda la prima serata di ieri va sottolineato il sonoro flop della nuova puntata di Nemo che su Rai 2 è stato visto da una media di appena 678.000 spettatori con il 3% di share. Resiste, invece, Quarto Grado che su Rete 4 Ettari ha attirato l'attenzione di oltre 1,1 milioni di spettatori superando la soglia del 6%. Ottimo risultato anche per Propaganda Live condotto da Diego Bianco, in arte Zoro, sulla 7 che ieri sera ha conquistato l'attenzione di 993.000 spettatori con il 5,1%.